un tirocinio cucito su misura sugli studenti, che li ha portati a confrontarsi con tutta la filiera tessile. Un'opportunità formativa che può diventare una concreta possibilità lavorativa. Sono stati presentati oggi i risultati del primo anno di alternanza potenziata, una forma di alternanza scuola-lavoro nata dalla collaborazione tra il setificio Paolo Carcano e il gruppo Filiera Tessile di un'industria, che ha fatto da trade union tra la scuola e le aziende. Si tratta di una versione integrata della classica alternanza di 400 ore spalmate sul triennio. Il progetto pilota è partito lo scorso anno scolastico e ha interessato tutti gli indirizzi del setificio afferenti all'area tessile, quindi corsi chimica e materiali, disegno per tessuti e tessitura. Ha coinvolto in totale una ventina di studenti del quarto anno, selezionati su un centinaio per merito e per interesse verso l'inserimento professionale, e una dozzina di aziende. Hanno fatto questo percorso, tra virgolette, potenziato, e in più hanno avuto la possibilità di conoscere tutta la filiera grazie alla collaborazione tra le aziende del distretto. Sono riusciti ad andare a vedere dalla filatura fino al tessuto finito. Il feedback è stato molto positivo, erano tutti entusiasti. La differenza con l'alternanza classica, ha spiegato Roberto Peverelli, dirigente scolastico del setificio, riguarda il tipo di esperienza che i ragazzi svolgono. È stata offerta loro la possibilità di incontrare più contesti aziendali con un'esperienza diretta di differenti comparti produttivi. Per questi studenti, prosegue, è stato studiato un percorso individuale molto specifico che tiene conto del profilo dello studente stesso e di quello dell'azienda. Un'esperienza modello da estendere nel tempo. Opportunità di lavoro concrete per gli alunni, si diceva. Si pensi che, secondo una stima recente elaborata dai docenti, il 70-75% dei ragazzi che esce dal setificio prosegue gli studi. La restante percentuale, a poca distanza dal diploma, trova un'occupazione.